solo ribadire un concetto, lì sotto la voce valori si richiama si richiama nuovamente il concetto di trasparenza. Il concetto di trasparenza perché è fondamentale? Immaginatevi, non so se ne parlerai successivamente, immaginatevi che gli attori principali del processo si siedano attorno al tavolo. Ora, normalmente Michela come analista, hai detto qual è il tuo ruolo? Analista di organizzazione, deve facilitare la definizione del processo. Perché lei riesca in qualche modo a tradurre le indicazioni dei diversi attori che partecipano alla definizione del processo, è necessario che il feedback che lei raccoglie sia assolutamente trasparente. Perché il processo sia sostenibile deve partire dallo status quo. Dobbiamo sapere dove ci troviamo per capire poi come muoverci, per definire i modi, diciamo, per raggiungere poi quello che è il processo finale. Quindi la trasparenza è fondamentale. I processi in qualche modo devono tradurre, tra l'altro, i valori aziendali. Forse è meglio se lo spieghi, se si sente bene. Devono anche in qualche modo tradurre i valori e devono soprattutto tradurre quella che è la vision, la mission e le strategie aziendali. Cioè, quando si definisce il processo non è sufficiente descrivere quello che si fa, e per questo è necessario che il feedback sia assolutamente trasparente, ma è necessario in qualche modo tradurre anche quelle che sono le strategie aziendali. Thank you.